Ti piacciono le casse, gli altoparlanti, gli speaker? Allora sei nel posto giusto perché piacciono anche ad Unbox Italia. Oggi andremo a vedere la JBL Pulse 3, chiamala come ti piace. Questa è veramente una super cassa perché oltre ad avere un audio a 360 gradi ha anche queste belle lucette. Poi sentite questa super scatola, mi piace molto, mi ricorda quelle figurine che avevo da bambino. Molto bella. Allora, cassa Bluetooth, 12 ore di batteria, audio 360 gradi, IPX7, la certificazione dell'impermeabilità e la possibilità di avere l'applicazione JBL Connect. Vediamo qua il simbolino. L'applicazione è compatibile sia per iPhone che anche per Android, perciò Google Play. 12 ore di batteria, abbiamo visto, luci a 360 gradi, per cui tutto intorno e anche il sound arriva a 360 gradi. Molto gettonato, nell'ultimo tempo anche Bose ha fatto prodotti del genere, IPX7 waterproof, esattamente come il prodotto di cui sto parlando. JBL Connect Plus, l'applicazione, speaker. Carino il fatto che se mi chiamano mentre sono connesso con la cassa via Bluetooth sul mio telefono non va tutto in pausa, ma posso sentire la voce del chiamante sulla cassa. Contenuto della scatola, adesso lo vediamo insieme, si può utilizzare anche con un computer, sembrerebbe, e poi il loro sito. Beh, ma andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Wow! Guardate che bella foto, vivace, colorata. E questo packaging, vi ricorda che voi confezioni di Beats? Ah, ma che bello questo! È un bel antiurto integrato in questo cartone frontale. La nostra cassa, che tra poco apriamo. Cosa c'è qua? Il manualetto? Eccolo. Sembra carino, vediamolo. Più di uno. Allora, carte garanzia e attenzione. Cosa potrà mai succedere con una cassa Bluetooth? Ok, allora, la spiegazione dei tasti, ma noi andremo a intuito perché non ci serve. Shake, shake, shake. Molto bene. Allora, cos'altro c'è nella confezione? Presa italiana, colori molto forti, vedo. Presa per qualche altra parte del mondo. E l'alimentatorino. Il tutto andrà connesso con, immagino, una sorta di cable. Da qualche parte c'è e io lo vedo. Allora, non sono dei maghi con le scatole. Ma dai. Trovato, era nascosto. Apriamo la nostra super cassa. Sembra una mega pillola. Mi piace, bianca, poi davvero un bel colore. Qui abbiamo uno slottino con un codice QR, cavo jack, ottimo, perciò non solo Bluetooth, e micro USB, che sarà questo, infatti è questo, per la carica. Ma ricordiamoci che ha autonomia 12 ore, perciò vediamo se ha un po' di carica. Sì. Ragazzi, sto pillolone mi piace. Sotto, guardate qui. Bellissimo. Cioè, ragazzi, questo è buono. Dovete prenderlo solo per questo. Mi piace un sacco. Un po' di scrittine. Tutta questa parte qua sotto è leggermente gommata. Oh, e la parte sopra anche si abbassa. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Queste sono tipo twitteroni per i bassi. Non lo so, adesso la proviamo subito. Premere Bluetooth. È un tasto questo, è un tasto. Lampeggerà di colore blu. E invece è bianco. Per lampeggiare comunque lampeggia. Ok, al momento dell'avvinamento emette un suono. Modalità party. Collega fra loro senza fili più di 100 speaker compatibili con JBL Connect Plus. Questa è una cosa interessante. Modalità stereo, se ne abbiamo due. Possiamo mettere destra e sinistra. Assistente vocale, inizia. C'è un nuovo firmware. Cosa c'è di nuovo? Collegare lo speaker a una fonte di alimentazione. Ok, bello, ci sono anche aggiornamenti di sistema. Ok, ascoltiamo una canzone che non ha diritti di nessun genere, così non abbiamo nessun problema. Wow, guardate come vibra. We'll be right back.
Che ve ne pare? Ho dovuto mettere un po' di buio perché altrimenti qua non si vedeva niente, perché l'effetto luccicoso scintillante che propone questa mega pillola sembra... No, beh, non è vetro, è plastica. È veramente, veramente wow, mi piace un sacco. Beh, un po' di controlli qua dietro, avete visto, volumi per l'applicazione. L'applicazione ci permette di fare quei tipi di aggiornamenti lì, oppure di connettere più casse insieme. Questa, ragazzi, è veramente una bellissima cassa. Vi metto tutti i link in descrizione per quanto riguarda questo prodotto, così lo potete esplorare ancora di più, o perché no, magari se vi piace potete anche comprarlo. Se volete un'opinione riguardo l'audio di questo prodotto, sappiate che mi è piaciuto, è abbastanza convincente, e soprattutto i colori non lo so, hanno qualcosa, proprio un valore aggiunto, gli danno qualcosa in più a questo altoparlante, mi piace. E sapete, mi piace anche la linea, ma soprattutto mi ha conquistato il fatto di vedere queste parti sopra. Sotto non si sente, cioè sotto si sente ma non si vede, e sopra che si muovono così a ritmo perché gli danno il basso. Mi piacciono veramente, veramente un sacco, prenderei solo per questa e per i colori. Per come si sente bene, comunque è un audio a 360 gradi. Molto 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 valido come prodotto. Se ti piacciono unboxing di questo genere, così euforici, e di speaker di questo genere, allora ti consiglio di iscriverti a Unbox Italia, ma soprattutto di attivare la campanellina delle notifiche per non perderti unboxing di questo genere. Se ti è piaciuto, lasciami un bel mi piace perché mi farà molto molto piacere. E se invece vi fosse troppo grande questa cassa, troppo costosa, allora perché non curiosate ancora e guardate quest'altro video della JBL di Harman Flip 3.